Siamo con Susanna Emanuele dell'associazione Informare, oggi qua sulle spiagge di Diano Marina per raccontare i tesori marini del nostro territorio. Susanna, come mai questa iniziativa e in quale contesto si inserisce? Buongiorno, questa iniziativa è un percorso di fatto di educazione ambientale sostenuto dal Comune di Diano Marina, che ringraziamo, e che vede i ragazzi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Anese impegnati in un percorso di conoscenza del mare. Ci siamo accorti negli anni, e qui il Comune di Diano è stato eccezionale nel sostenerci, che i ragazzi hanno bisogno di capire cos'è il mare, che cosa significa per noi, che ci dà sostentamento, e quindi in questo noi li coinvolgiamo sia in classe dando delle nozioni di base sul nostro mare, ma anche sulla spiaggia, per capire che sulla spiaggia si può anche lavorare e fare citizen science, ossia raccogliere dei dati da dare poi ai ricercatori. Questa iniziativa ha visto anche la collaborazione del Comune di Diano Marina e della Guardia Costiera. Come mai questa collaborazione così ampia? Abbiamo costituito negli anni una rete necessaria e preziosissima. Il Comune di Diano Marina nel sostenerci, la scuola nel capire che questi progetti sono essenziali per i ragazzi. Il progetto Ponente nel Blu vede coinvolte tanti enti, Guardia Costiera principalmente, che ci aiuta a raccontare anche le regole del mare ai ragazzi, e Reef Check Italia per esempio, che ci dà gli strumenti per insegnare alle scuole le basi per un rilievo costiero, per una raccolta dati, Ocean Literacy, che ci aiuta con strumenti efficaci ma semplici a dare le prime informazioni ai ragazzi su quello che l'oceano rappresenta per l'umanità. Non dimentichiamo che il 50% dell'ossigeno che respiriamo su tutto il nostro pianeta è prodotto nel mare, e quindi partendo da qua andiamo a ragionare su cosa significa il mare per noi, per tutti noi naturalmente. Il progetto, che si chiama Ponente nel Blu Scuola, in realtà è di ampio respiro, perché viene svolto sia qui a Diano Marina, sia in altri paesi del Golfo di Anese e anche in tutto il Ponente Ligure. La nostra associazione vuole informare, divulgare, condividere il mare con tutti quanti, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. E questo è Ponente nel Blu Scuola. Siamo con la maestra Rosso Silvia della scuola primaria di Diano Marina. Questa mattina un'iniziativa per i ragazzi per scoprire i tesori del mare. Di che cosa si tratta? Allora, diciamo che è la parte conclusiva di un progetto che abbiamo portato avanti nel nostro istituto, è il progetto legato a Informare, nel quale appunto i biologi venivano a scuola e ci hanno spiegato, diciamo, ci hanno dato tutte le parti teoriche, diciamo, dell'argomento legato al mare. E questa mattina abbiamo fatto questa lezione all'aperto, proprio in spiaggia, dove i bambini potranno proprio vedere praticamente e mettere a frutto tutte le esperienze che sono state fatte in classe. Quindi è un progetto, diciamo, che seguiamo da tempo, nel quale i bambini sono molto coinvolti, sono molto entusiasti di sapere tutte queste novità che caratterizzano proprio il nostro mare, il nostro litorale costiero.